Buonasera a tutti, benvenuti al primo workshop di questo pomeriggio, un workshop molto importante e direi significativo per la vita dell'associazione di questo biennio. Sono molto emozionata nel presentare il workshop di oggi, ringrazio il nostro presidente Michele Vaira per l'invito a presentarlo e la sezione di Foggia che ha organizzato questa giornata e quelle che seguono. Dicevo, la mia emozione è sicuramente legata a questo contesto, ma anche molto al fatto che pensavo, venendo qui, a come è nato questo percorso che oggi vede AIGA per la prima volta in 50 anni ad aver aperto ben due sedi consolari all'estero, di cui la prima è quella di Londra, oggi rappresentata dal nostro caro collega Alessandro Gaglione, che è già diventato un amico di AIGA, accompagnato da un altro Alessandro, Iacovazzi, anche lui collaboratore dello studio Sliglo per l'Italia. Ripensando mentre arrivavo qui al percorso che ci ha portato all'apertura della sede AIGA a Londra, riflettevo sul fatto che il contesto del congresso è, secondo me, il più adatto ad ospitare questa relazione, proprio perché l'idea di l'apertura di una sede all'estero è nata da un gruppo di colleghi della sezione AIGA di Bergamo, che io oggi rappresento, e di altre sezioni vicine e lontane di AIGA, ed è nata da un'idea, una chiacchierata, che ha però trovato in AIGA, grazie al Presidente, alla Giunta e a tutti quelli che ci hanno appoggiato, un grande spazio. Ed è per me quindi un grande onore poter dire che AIGA, in questo caso, rappresenta veramente la casa delle idee, la casa delle idee dove le persone di valore possono veramente trovare sbocchi per idee nate da un convegno che noi abbiamo fatto ancora nel 2015 con l'ambasciatore Giulio Terzi sui diritti degli italiani all'estero, da cui è nato un ciclo di convegni su tutto il territorio nazionale, patrocinati da circa 15 sezioni, per poi arrivare all'apertura della nostra prima sede consolare a Londra. Queste pochissime slide, prima di lasciare la parola ad Alessandro Gaglione, sono per illustrarvi il percorso che abbiamo fatto con l'apertura il 9 maggio della nostra sede di Londra, dove ci siamo recati appunto insieme a Isabella Lavezzari, che è qui con me, e al presidente Vaira presso lo studio SLIG. Abbiamo conosciuto tutti i collaboratori dello studio e abbiamo aperto appunto la prima sede consolare a Londra. Questa iniziativa ha avuto una rilevanza anche mediatica molto forte e siamo rimasti anche noi stessi quasi stupiti dalla portata della risonanza che ha avuto la notizia, sia qui, che ci confermerà anche Alessandro Gaglione a Londra. Dopodiché, a questa apertura è seguita un'altra, l'apertura della sede di AIGA a Parigi, che abbiamo fatto a luglio, anche qui firmando un protocollo di intesa, e devo dire che entrambe le esperienze sono state veramente entusiasmanti. Entusiasmanti sia perché, ovviamente, a titolo personale ho un particolare interesse per questi temi, io e tutto il gruppo che è con noi, ma anche per il riscontro che abbiamo trovato da tanti colleghi AIGA di tutta Italia che ci hanno contattato manifestando l'interesse per questa iniziativa. E qui, quindi, con la velocità che Michele ci ha chiesto, entro subito nel merito della questione per porre una domanda ai nostri relatori, una domanda sicuramente impegnativa, che però sicuramente è la chiave un po' del successo dell'iniziativa, cioè come mai e perché un giovane avvocato di una città magari di provincia, come può essere Bergamo, da cui io vengo, deve o comunque può interessarsi all'internazionalizzazione.
come mai ci può essere un interesse in questo percorso, al di là di un mero interesse scientifico, di conoscenza. La mia risposta è che l'interesse c'è, l'abbiamo riscontrato, e ci deve essere proprio perché l'avvocato italiano ormai è un avvocato europeo, è un avvocato quantomeno comunitario, è un avvocato che si apre i propri orizzonti, sicuramente coglierà delle nuove opportunità. Però per entrare nel merito della risposta lascerei subito la parola ad Alessandro Gaglione, che ci darà la prospettiva dell'avvocato italiano a Londra, seguito poi dal suo collega Alessandro Iacovazzi, che diciamo è una new entry in questo ciclo di presentazione delle sedi consolari AIG all'estero, perché è stato invitato oggi per la prima volta, e però darà la prospettiva invece del giovane avvocato italiano che lavora in Italia, lavora in Puglia tra l'altro, e si occupa prevalentemente, quasi esclusivamente, di diritto internazionale, quindi è interessante, sarà a vedere anche questo confronto. Grazie, lascio la parola quindi ad Alessandro Gaglione, e quindi bisognerà introdurre le sue slide. Inizio così, non perdiamo minuti preziosi, visto che... Ecco qua, perfetto, grazie mille. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io mi chiamo Alessandro Gaglione e sono da maggio il referente di AIGA per la sede di Londra. Vivo a Londra, lavoro a Londra da quasi 17 anni ormai, dove sono solicitor, che è l'equivalente più o meno della professione di avvocato qui in Italia. Adesso vedremo brevemente quelle che sono le differenze, e innanzitutto voglio ringraziare AIGA, il presidente Marta e Isabella per avermi dato la possibilità innanzitutto di partecipare, ma soprattutto, permettetemi di dirlo, di scappare giustificato 2 giorni dallo studio. E quello che mi dispiace sono un po' i bambini che ho lasciato, ma per il resto grazie veramente di avermi invitato. Allora, qual è lo scopo di questa presentazione, che dura in sé per sé 50 minuti, adesso Vaira sviene, ma cercheremo in 10 minuti di dare un'idea più o meno di cosa è AIGA Londra, o quello che diciamo stiamo lavorando affinché appunto lo diventi, e quindi quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo in programma, e soprattutto una prospettiva, 2 facce di una stessa medaglia, l'internazionalizzazione. Allora, cosa è una parola, diciamo, può avere a mio avviso due significati. Il primo: si può internazionalizzare la professione facendo cosa? Rimanendo, stando in Italia, rivolgendosi esclusivamente a clienti stranieri, creare relazioni professionali con colleghi stranieri, assistere clienti italiani che vogliono operare all'estero, e questo è un aspetto. Il secondo aspetto: internazionalizzarla in termini proprio ovviamente radicali, quindi muoversi, trasferirsi e andare a svolgere la professione legale in un altro paese. Ovviamente del punto A, qui sulla mia slide parlerà Alessandro, io proverò a dare un'idea anche da un punto di vista proprio morale, anche perché poi anche personale, culturale, di famiglia, che cosa vuol dire abbandonare l'Italia. Adesso usare il termine abbandonare da un po' di diciamo così, di emigrazione di inizio secolo, fortunatamente i tempi non sono più quelli, però ci sono dei fattori ai quali non si pensa quando ci si imbarca in una iniziativa del genere. Allora, innanzitutto, questo ovviamente io lo faccio sempre, inserisco sempre questa slide, perché è importante capire geograficamente che noi siamo in Inghilterra. Ovviamente l'Inghilterra fa parte del Regno Unito e fa parte della Gran Bretagna, i termini non sono equivalenti, quindi attenzione quando cerchiamo un avvocato, quando dobbiamo rincorrere un nostro creditore che si trova in Inghilterra, bisogna dare, scusa, per esempio in Scozia, bisogna dare incarico ad un avvocato scozzese e non inglese, perché le giurisdizioni sono nettamente separate. Quindi quello di cui parlerò oggi brevemente sarà della mia esperienza come avvocato, come solicitor in Inghilterra, che non è ovviamente il Regno Unito o l'Irlanda del Nord, che hanno diverse giurisdizioni. Allora, incominciamo un pochino con i numeri, perché poi li compariamo anche con la realtà italiana su Londra.
la distinzione, diciamo, la macro distinzione nella carriera legale in Inghilterra e Galles è tra solicitors, barristers e notary public. Sostanzialmente, adesso non voglio qui, non ho tempo per fare ovviamente, perché sarebbe interessante magari fare anche una piccola, diciamo, raccontare qual è l'evoluzione delle professioni, quale è stata, però ovviamente noi fino a sabato, non so se avete notato, all'ingresso c'è un banchetto, un tavolino con una bandiera inglese abbastanza squalcita, come ci hanno fatto notare, quindi noi saremo lì per parlare di questo, per parlare con i colleghi, per dare informazioni, chi è interessato, per parlare bene dei progetti di cui appunto parleremo durante questo seminario. Vi basti sapere che i numeri sono, noi siamo 136.000 solicitors, ci sono 15.500 barrister. Più o meno, per capire chi fa cosa, rendiamoci un attimo conto che il solicitor più o meno fa quello che noi qui avvocati italiani facciamo il pomeriggio. Quindi vediamo il cliente, creiamo il fascicolo e facciamo tutta questa attività di studio. I barristers fanno quello che gli avvocati italiani fanno la mattina, quindi hanno il cosiddetto right of audience, cioè hanno il diritto di essere ascoltati dalla corte e quindi di poter andare a parlare in tribunale. Vi dico solo una cosa, credetemi che questa distinzione da far capire poi ai clienti italiani è veramente molto difficile, perché se dovete fare per esempio causa a qualcuno in Inghilterra non potete incaricare direttamente un barrister che va in tribunale a parlare per voi, ma dovete prima dare incarico ad un solicitor, il quale a sua volta incarica il barrister. Questo gli inglesi lo capiscono bene, ma i nostri clienti, che sono per la maggior parte italiani, ovviamente hanno difficoltà, perché dicono: tu per non fare nulla, perché poi questa instruction, cioè questo incarico che ha tutta una responsabilità e un lavoro ovviamente a monte, noi lo sappiamo, viene visto dal cliente come semplicemente un passaggio di carte. Se a questo sommiamo che in tribunale i barrister sono seduti avanti e noi siamo seduti su una bench, su una panchina, una panca dietro, i barrister hanno la parrucca e noi no, anche se alcuni di noi, come vedete, dovrebbero averla indipendentemente dal tribunale, e il cliente dice: tu non solo non parli, non hai il diritto di parlare in tribunale, sei seduto dietro, non hai la parrucca. E quindi, diciamo, questo esempio scherzoso per dire, è difficile, molte volte il nostro lavoro è complicato, ma soprattutto non tanto per la differenza del sistema giuridico, che ovviamente tra common law e civil law c'è tutte le differenze che bene o male sappiamo, ma proprio una questione culturale, cioè di mediare culturalmente tra il cliente italiano e il sistema inglese. Quindi questo per darvi un attimo un'idea sulle professioni. Ma la realtà italiana, perché AIGA? Perché ovviamente siamo più o meno 300.000, cioè anzi siamo 300.000 italiani registrati a Londra, AIRE si stima siano almeno il doppio solo a Londra, quindi parliamo di 600.000, 700.000 italiani che vivono, ma non di vecchia generazione, di prima generazione come noi, che si sono mossi e sono andati in Inghilterra. Quindi capite quanti avvocati italiani ci sono che operano in Inghilterra. Poi ho portato dei numeri, se volete maggiori informazioni, il Comites è l'unico organo ufficiale di rappresentanza della comunità italiana, in questo caso a Londra, andate sul sito e trovate tutte le informazioni. Quindi l'avvocato italiano che vuole internazionalizzarsi, nel senso di muoversi in una giurisdizione, in questo caso l'Inghilterra, cosa viene a fare a Londra? È la domanda che molte volte i ragazzi, i praticanti mi chiedono quando mandano i curricula e quant'altro. Cosa posso fare? Ovviamente diritto italiano sì e no, con una comunità italiana così ampia si può anche ipotizzare, ma 20 anni fa eravamo 12 avvocati italiani, ora siamo più di 330, quindi capite bene che l'avvocato italiano non ha più quel valore che poteva avere prima, quindi devo fare diritto inglese, ma a una certa età, dopo aver studiato, acquisito una forma mentis qua in Italia, riqualificarsi, cancellare tutto, ripartire in un ambiente di common law che è non totalmente ma molto diverso, può avere le sue problematiche. Comunque, proprio per volare sugli argomenti, quindi questo è un punto di cui, se siete interessati, possiamo parlare lì al nostro banchetto dei cattivi lì dietro la lavagna. Realtà italiana, abbiamo detto, tra REL, Registered European Lawyers, che è una sorta di avvocato stabilito, cioè chi viene da un'altra giurisdizione si registra e diventa REL, e solicitors qualificati siamo più o meno 330, cioè sono tantissimi, siamo tantissimi. E la cosa interessante è che con l'Inghilterra esiste un rapporto, l'unico rapporto inverso rispetto a tutta Europa, cioè
ci sono più avvocati italiani che operano in Inghilterra che avvocati inglesi che operano in Italia. Questo è vero per l'Italia, ma non è vero per nessun'altra giurisdizione in tutta Europa. Sono più gli inglesi che gli avvocati di quel paese che operano in Inghilterra. Quindi la nostra immigrazione è stata negli ultimi 15 anni di massa nei confronti dell'Inghilterra. QLTS è inglese legale, due punti velocemente. QLTS è un esame che l'avvocato italiano, quindi chi è interessato ne possiamo parlare, può sostenere per assumere, per acquisire la qualifica di solicitor in Inghilterra. Fondamentale per fare questo esame è ovviamente la conoscenza dell'inglese legale. Noi con Marta, Isabella come AIGA Londra abbiamo innanzitutto negoziato, l'unica volta che diciamo per noi stessi abbiamo negoziato una cosa molto 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 utile, il 15% di sconto sulle fees sostanzialmente per partecipare a un corso di abilitazione, quindi per la preparazione all'esame di abilitazione. Tutti i dettagli poi sono disponibili lì al banchetto, e poi abbiamo approntato un corso di inglese legale specifico per chi volesse imbarcarsi nell'avventura e provare a studiare per sostenere l'esame da solicitor in Inghilterra. Tra parentesi, oggi è l'Inghilterra, il solicitor, diciamo l'Inghilterra sta stipulando trattati con altre giurisdizioni di common law per il riconoscimento del titolo automatico, quindi fra un po' come solicitor si potrà operare negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda, Australia e tutti i paesi di common law. Quindi può essere un ponte anche per altre giurisdizioni. Veloce, e poi ecco già sono andato, allora un minuto, differenza con la nostra professione. Ovviamente noi abbiamo un duty of care è incredibile, anzi esasperato nei confronti dei nostri clienti. Le nostre lettere di incarico sono, diciamo, è più difficile preparare una lettera di incarico che sostanzialmente l'atto che molte volte ci viene richiesto, quindi perdiamo più tempo sulla nostra lettera di incarico. Abbiamo dei rapporti con i colleghi che veramente io non faccio penale, ma credo che ci sia meno condanna, meno sentenza per un omicidio giustificato piuttosto che una mancanza di un breach of trust, un inadempimento diciamo del codice deontologico nei confronti dei clienti, dei colleghi e della corte. Abbiamo il rapporto con il barrister, anche è un rapporto esclusivamente di amore e odio, perché siamo responsabili per le loro parcelle, e i rapporti con i praticanti. Il praticantato da noi è un contratto di lavoro vero e proprio che è pagato, la Law Society suggerisce lo stipendio di 25.000 sterline all'anno per i praticanti. Quindi più o meno ci dobbiamo tenere dentro queste linee. Poi non funziona più il telecomando, quindi credo che Vaira mi ha sabotato il telecomando, ma meglio per voi. Facciamo una cosa, mancano ancora delle slides, perché ovviamente io volevo parlare anche un po' per chi magari poteva essere interessato della professione in pratica, di cosa facciamo, quindi avrei parlato, ma non ve ne parlo adesso, ovviamente siamo a disposizione, della nostra attività in ambito immobiliare. Noi abbiamo una serie di competenze che qua sono riservate ai notai, per esempio, facciamo la cosiddetta conveyancing, convey vuol dire appunto in inglese trasferire, quindi abbiamo tutto il ruolo che in Italia hanno i notai, poi ne parleremo con chi è interessato. Facciamo litigation ovviamente, litigation contenzioso, ma nel senso in cui vi ho detto prima, quindi facciamo una parte dell'litigation, litigation vero e proprio la fanno i barrister. Ci occupiamo di successioni, anche questa è una differenza fondamentale rispetto all'Italia. Ovviamente noi ci occupiamo della redazione di testamenti, pubblicazione di testamenti e quant'altro, e vi posso garantire che la parte più difficile è il calcolo delle imposte di successione, perché è veramente difficile, la responsabilità è tutta nostra. Ci occupiamo di diritto societario, costituiamo le società, redigiamo gli statuti, scriviamo le società, quindi anche qui un ruolo tipicamente notarile, ma il più notarile di tutti, autentichiamo le firme, e quindi tutti i documenti che in Inghilterra devono essere autenticati sono poi autenticati dal solicitor. Io, Marta, ho fatto una grande corsa, una parola sola sul... Ovviamente, io ho provato a rimanere nei miei 10 minuti, ne ho già usati 15 perché volevo fare. Quello che voglio dire, noi saremo lì al banco dove c'è la bandiera inglese. Chi è interessato, ovviamente, siamo a disposizione per parlare dell'attività, per parlare di due progetti che stiamo mettendo in pista, che uno è una piattaforma per agevolare lo scambio per unire avvocati e studi legali italiani ed inglesi per scambi, quindi sia di praticanti che
di giovani avvocati che vogliono fare un periodo, potreste essere voi interessati ad avere un giovane praticante inglese e viceversa mandare un vostro praticante o andare voi stessi o noi stessi presso una struttura tipo la nostra. Quindi questa è la prima cosa, e poi Marta parlerà del corso, magari un minuto, che abbiamo organizzato per AIGA l'8 dicembre, giornata assolutamente strategica, magari Isabella poi se ne vuoi parlare tu un attimo forse meglio. L'8 dicembre ci sarà la prima uscita pubblica di AIGA a Londra, è un seminario di una giornata e mezza, gratuito, totalmente destinato al percorso, diciamo l'oggetto principale, il percorso di abilitazione come solicitor, è organizzato con la Law Society, ci saranno anche delle società appunto lì che sono pronte a dare informazioni sull'esame di ammissione, quindi ovviamente siete tutti obbligati a venire per supportare questo inizio di AIGA Londra, che posso dire è una scommessa un po' che stiamo cercando di portare avanti nel migliore dei modi. La prossima nostra battaglia sarà la rivendicazione del voto come le colonie, diciamo, di una volta che come gli americani prima di staccarsi dagli inglesi. Grazie a tutti e niente, ci vediamo al banchetto. Grazie mille. Veramente, io voglio ringraziare veramente Alessandro che da Londra è venuto e ci sta seguendo, è stato invitato da noi in questi mesi più e più volte, a Milano, a Brindisi, ora a Foggia, sempre una disponibilità incredibile nei nostri confronti, per cui lo ringrazio veramente di cuore a nome di tutta AIGA e pubblicamente. Oggi introduciamo quindi questo secondo aspetto e sono molto curiosa di sentire Alessandro Iacovazzi su cosa vuol dire esercitare la professione di avvocato in Italia con focus prevalente o quasi esclusivo sul diritto internazionale. Grazie. Sì, grazie. No, sto benissimo, grazie. Sì, grazie ad AIGA, grazie al presidente Vaira, grazie a Marta e Isabella per l'invito. Sono contentissimo di essere qui e di portare, diciamo, la mia esperienza di avvocato, diciamo, d'affari, ma d'affari che con una, diciamo, prospettiva internazionale. Ovviamente la mia è un'esperienza, non vi voglio tediare con concetti particolari assolutamente, perché insomma non è il caso. La mia è un'esperienza che è iniziata a Londra agli inizi della professione, quindi una decina di anni fa. Ed è iniziata con questo signore collega che è a fianco a me, perché io ho armato baracca e burattini con la famiglia, un figlio piccolo, sono partito in Inghilterra, brancolavo nel buio all'inizio della professione, poi una terra che secondo me è una terra di grandi opportunità mi ha offerto la possibilità di diventare il collaboratore di uno studio legale italiano internazionale, e da lì è partita, diciamo, questo tipo di carriera. Questo tipo di carriera che però poi per varie scelte, un po' legate a strategie, un po' legate a l'amore comunque che mi lega, che penso che ci leghi tutti un po' a questa terra nel bene e nel male, mi ha riportato qui e con questo focus ho cercato di capire come una terra come quella del Regno Unito, come Londra in particolare, che è una terra di prospettive, e poi nel più ampio, diciamo, in più ampio respiro, come il mondo potesse offrire alla professione legale particolare, ma soprattutto al nostro territorio, diciamo, uno scatto particolare. E da che cosa, diciamo, che cosa ho capito, che cosa ho iniziato a comprendere? Ho iniziato a comprendere qual era la richiesta del mondo, soprattutto imprenditoriale internazionale, nei confronti dell'Italia. Allora, quando noi andiamo all'estero, possiamo fare gli operai, possiamo fare gli avvocati, possiamo fare i grandi dirigenti, come sentono che siamo italiani, questo è un dato di fatto, si innamorano di noi. Si innamorano di noi perché io, vivendo lì, portando a scuola il bambino, anche lì, proprio in Inghilterra, ho capito che il metodo italiano è un metodo, ripeto, nel bene e nel male, ma è un metodo unico, diciamo, il made in Italy, quello che un po' chiamiamo made in Italy, sia dal punto di vista imprenditoriale che dal punto di vista professionale, è un metodo assolutamente unico. Allora ho cercato di capire a come potesse essere interessante per il nostro tessuto produttivo nello specifico
e per le nostre aziende piccole, medie e grandi rapportarsi a questa nuova realtà. Da lì, capito quello che volevano gli interlocutori stranieri, poi essere in una realtà come Londra, dove tu non hai bisogno di andare a Dubai, a Tokyo, a Berlino, a Londra c'è tutto, ci sono tutti gli interlocutori e puoi contattare qualsiasi tipo di interlocutore. Dicevo, essendo lì, ho cercato di capire che cosa questi interlocutori internazionali volevano dalle nostre aziende. Ho preso, diciamo, questi spunti e li ho portati a Bari, sostanzialmente in una grande città di provincia, poi fondamentalmente. E da lì è emersa una richiesta enorme, con, non vi nascondo ovviamente, le ovvie difficoltà di questo territorio, ma una richiesta enorme, una domanda, una sete di internazionalizzazione, una sete di connettersi con un mondo più globale, connettersi con altri territori. La domanda che gli imprenditori fanno è: ma può il mio prodotto competere a livello internazionale? Il mio prodotto è buonissimo, guarda, assaggia il vino, può competere a livello internazionale? Da lì, ovviamente, mi è venuta l'idea, ho detto, beh, sai che c'è di nuovo, a questo punto diamo a questa professione un concetto totalmente diverso, iniziamo a fare i consulenti, gli avvocati d'affari che si occupano prevalentemente di imprese che vogliono portare la loro realtà all'estero. Da lì si è creato un ruolo, ecco, questo fatto 10 anni fa era un po' pioneristico, diciamo. Oggi ci sono i master sull'internazionalizzazione, quindi c'è tanto che è stato poi messo sul campo. Qual è poi fondamentalmente il ruolo dell'avvocato in questo settore? Fornire consulenze in materie cross border. Ci sono tantissime materie che elencherò poi successivamente che hanno una doppia sfaccettatura, una sfaccettatura internazionale, quindi che prevedono la conoscenza di del diritto, diciamo, processual privatistico internazionale, ma che comunque prevedono la conoscenza di sistemi, della comparazione di alcuni sistemi. Quindi possono essere, può essere sfruttato questo ruolo dall'avvocato per fornire una consulenza prevalentemente mirata all'internazionalizzazione delle imprese. Oggi l'internazionalizzazione è la domanda più crescente. Abbiamo visto che la bilancia dell'export è la bilancia l'unica in attivo forse in questo paese, quindi assolutamente, ripeto, la sete per le aziende di cercare nuovi mercati, cercare nuovi livelli di fatturato. Poi aggiungerò una cosa in questo senso. Conoscere l'inglese. Bene, un avvocato che si dichiari avvocato d'affari, un avvocato che voglia fare l'internazionale, non può non conoscere l'inglese, perché l'inglese è, non dico che bisogna raggiungere livelli di proficiency, però bisogna almeno sapere quello che si scrive, come lo si scrive, almeno poter conversare in un certo modo con gli interlocutori. Interlocutori che sono il più delle volte altri professionisti, anche avvocati di altri paesi. È chiaro che poi quando mi trovo a parlare con i miei colleghi di Londra, ovviamente io mi vergogno un po' perché il mio inglese lascia un po' a desiderare, non c'ho l'accento, diciamo, dice Cockney, ok, però ecco, quello è più facile quando ti trovi un cinese davanti oppure un collega degli Emirati, diciamo, allora lì fai pure lo spavaldo, diciamo, da questo punto di vista. Dopodiché, come dicevo prima, imparare e conoscere i sistemi giuridici e imparare a comparare anche i sistemi giuridici internazionali, perché, come diceva prima Alessandro, è importante anche spiegare al cliente, guarda che in quel sistema funziona in una certa maniera. E questo non solo dal lato, diciamo, prevalentemente giuridico, ma anche dal lato degli usi e costumi di quel paese. Perché noi ci siamo trovati anche in situazioni in cui abbiamo accompagnato aziende in fiere estere per fare la negoziazione con i potenziali buyers, e se tu non sai
sai che in un determinato paese quando saluti ti devi inchinare, la negoziazione è già fallita in partenza. Se tu non sai che con gli arabi ti devi sedere a pranzo con tutta la famiglia, la negoziazione, il contratto è fallito in partenza, meglio che fai le valigie e te ne torni. Questa è una cosa importantissima, questa è una cosa che l'avvocato internazionale, l'avvocato che si occupa di questo, deve spiegare all'imprenditore, così come deve spiegare, mi è capitato purtroppo, ma ovviamente mi hanno chiamato in ritardo, scusate la modestia, ma si sono presentati a una fiera internazionale di settore, tra l'altro una fiera anche parecchio importante, con i roll up e gli stand in italiano. Quindi ovviamente vi dico ovviamente la figuraccia, perché ovviamente si avvicinava la gente, non capiva assolutamente niente, salvo il vedere il prodotto, non capiva assolutamente niente di quello che stavano vendendo. Però attenzione, quando assaggiano il prodotto, quando vedono la qualità e la fattura del prodotto, ecco lì c'è tantissimo da fare, c'è tantissimo da recuperare. Quindi la negoziazione è sempre possibile recuperarla. Altra cosa importante, conoscere la fiscalità internazionale e saper pianificare, perché ovviamente, colleghi, verrà solo alla fine, fino alla fine, a posto, ho finito allora, a posto. Dicevo, la cosa, ma tanto ce ne sono altre due, quindi sono rapidissimo. Ovviamente quando viene l'imprenditore che ti dice ma sai io voglio andare in quel paese perché voglio risparmiare sulle tasse, lì dico no, momento, fermati, perché non è questo il concetto. Il concetto, ed è poi il nostro ruolo, è anche dare all'imprenditore che vuole delocalizzare, che vuole aprire una branch all'estero, dare anche la pianificazione fiscale, quindi significa anche studiarsi il sistema fiscale del paese di riferimento e entrare poi nel merito di quello che è il fisco italiano, che è il solito che crea problemi e li crea problemi solo, è solo il fisco italiano internazionalmente riconosciuto, come ti può creare problemi rispetto, diciamo, alla internazionalizzazione fiscale vera e propria. Quindi, velocemente, affiancare la società nella scoperta dei nuovi mercati, questo è sempre il ruolo che possiamo avere come avvocati internazionali, gestire le negoziazioni e mediazioni commerciali internazionali, affrontare gli aspetti propedeutici all'internazionalizzazione, ossia il check-up aziendale, la due diligence importantissima nei casi di fusioni e acquisizioni, il business plan altrettanto importante, il check-up dei mercati esteri, possiamo in base a un prodotto che l'azienda ci fornisce capire come quel prodotto può essere collocato nel mercato di riferimento. Il prodotto va bene o va male, sono strumenti che sono forniti agli avvocati, quindi non sono aree che non sono di nostra competenza. L'antiriciclaggio e la privacy, importantissimi, anche perché adesso c'è la nuova normativa europea sulla privacy, la normativa antiriciclaggio ormai è uniformata a livello internazionale, e il contratto di rete, ma c'è tantissimo altro ovviamente. Conoscere le agevolazioni all'internazionalizzazione d'impresa, anche queste sono importanti, l'avvocato deve conoscere la finanza agevolata, l'avvocato internazionale deve conoscere, per esempio, adesso ci sono i voucher internazionalizzazione, deve conoscere quali sono le misure, sono tante, che il MISE e per esempio la Regione Puglia, ma ci sono tantissime altre regioni che lo fanno, mette a disposizione per le imprese per internazionalizzare l'attività. Quasi sempre in questi fondi messi a disposizione, cui parte sono a fondo perduto, messi a disposizione dal Ministero o dalla Regione, c'è sempre la competenza legale. La competenza legale nel societario, quindi gli atti societari, costituzione di società all'estero e quant'altro. La contrattualistica internazionale, assolutamente fondamentale, perché ho visto aziende rovinarsi per un foro scelto male, per una legislazione scelta male. La proprietà industriale, soprattutto se andiamo in Cina, dobbiamo assolutamente tutelarci sulla proprietà dei prodotti che stiamo portando, perché lì poi arriva lo scopiazzamento, scusate se uso questo termine abbastanza volgare, la fiscalità internazionale, l'arbitrato e il recupero crediti. Dal punto di vista più prevalentemente
non commerciale, non societario, ma che può tranquillamente rientrare anche dal punto di vista, diciamo, più di persone fisiche, noi possiamo essere competenti anche nel trust, nell'immobiliare e nel diritto successorio internazionale. Tutte materie che possono funzionare cross border. Spero di non aver sforato tanto, spero di essere stato velocissimo, vi ringrazio e arrivederci alla prossima. Grazie Alessandro. Lascio la parola quindi perfettamente nei tempi a Isabella Lavezzari, membro di giunta che io voglio ringraziare oggi pubblicamente, perché è, direi, è grazie a lei che ha, è anche la delega all'internazionalizzazione e unitamente ovviamente a Michele Vaira, se questo progetto ha preso veramente il volo e le ulteriori iniziative che vi illustrerà penso saranno ulteriormente interessanti e dimostrano come questo veramente è solo l'inizio. Quindi grazie Isabella e lascio la parola a lei per le conclusioni e ringrazio anche i relatori. Ti ringrazio molto. Buonasera a tutti. Vorrei soltanto fare un elogio ad AIGA questa, e riagganciarmi anche all'introduzione di Marta Savona. Questa nostra esperienza è stata resa possibile perché l'AIGA è stata in grado di raccogliere al proprio interno le eccellenze che si sono sviluppate sui vari territori, da nord a sud, nei piccoli centri e nelle grandi città. La raccolta in sé ed è riuscita a concretizzare un progetto di dimensione internazionale, di grandissimo interesse, che può tornare utile a tutti i soci, dal più giovane, come è stato ampiamente spiegato, dal più piccolo praticante appena iscritto, all'avvocato già formato che ha la possibilità di appunto specializzarsi come i nostri ospiti vi hanno appena illustrato. Tutto questo è stato appunto grazie a una visione che è stata colta in seno alla Giunta nazionale, ma che è nata sui territori e sono territori di cui io vado molto orgogliosa. Infatti il nuovo territorio che oggi AIGA ha conquistato, Londra e Parigi, naturalmente ospiteremo degli eventi che saranno, a cui siete tutti invitati e assolutamente dovete iscrivervi. Il prossimo già calendarizzato è quello di cui parlava Alessandro Gaglione, e si terrà l'8 dicembre a Londra e sarà un vero e proprio workshop di introduzione alla professione legale per gli avvocati italiani che vogliono pensare di trasferirsi a Londra. Vorrei fare anche un grande ringraziamento naturalmente al mio presidente nazionale che ha avuto il coraggio di seguire questa nostra visione, e vorrei ringraziare e salutare anche per poter introdurre la prossima tavola rotonda il mio caro amico Nicola Altobelli, concittadino di Michele, che mi aveva introdotto in questa passione per l'internazionalizzazione, che poi in realtà però per noi oggi è una necessità, come ha già spiegato Alessandro Iacovazzi, è una necessità dovuta al fatto che il tessuto imprenditoriale più florido oggi è proprio quello che negli anni della crisi è riuscito a esportare e a internazionalizzarsi. E dunque Nicola Altobelli, all'epoca responsabile del progetto Young Entrepreneur Alliance, ha coinvolto noi giovani avvocati milanesi in un progetto che spero si potrà portare avanti anche in futuro, anzi ti prego se riuscirai a parlarne, per coinvolgere tutte le professioni e le realtà imprenditoriali giovanili in un'operazione di sensibilizzazione sui temi che riguardano proprio i giovani operatori economici in seno al G20, che di volta in volta tratta dei temi con i ministri dei paesi più industrializzati del mondo. Naturalmente nulla di questo sarebbe possibile se l'associazionismo non ci avesse fatto incontrare e unire, quindi facciamo parte di una grande realtà e dobbiamo esserne molto fieri e orgogliosi. Grazie a tutti. Colgo l'occasione di questo momento di passaggio. Intanto invito la regia a aggiungere i nomi per i prossimi relatori. Sono io che vi ringrazio, perché c'è stata quella immediata voglia da parte vostra di dare slancio e vita a un'idea, che è quella di
andare oltre i confini e rispettare ciò che oggi lo ha annotato Manuela Cavallo della ICIA, ciò che è scritto nel nostro statuto. L'AIGA appartiene alla ICIA fin dal momento in cui è sorta l'idea di esistere, fin quando un gruppo di italiani nel 1966 hanno deciso di associarsi, già in quel momento avevano la proiezione internazionale. Noi non abbiamo fatto altro che rispettare il dettato dello statuto, rispettare il nostro DNA. Abbiamo quindi ripristinato ciò che mancava e siete state bravissime. Voi oggi qui presenti, insieme ad Alessandro, Larissa, quelli che hanno dato la possibilità di estendere la nostra presenza all'estero. A questo ringraziamento mi associo invitando a fare questo turnover i prossimi relatori del workshop, quindi Valentina Billa, Giovanni Panzini, Nicola Altobelli, accomodatevi.